perché magari le analisi ormai le conosciamo tutti. Le analisi le abbiamo fatte, le sappiamo, c'è il disastro, c'è poco da dire. Possiamo prendere la sanità, possiamo prendere l'agricoltura, possiamo prendere l'industria. La Fiat che chiude solo a Sicilia e a Comigliano d'Arco, come mai il meridione viene abbandonato dalla Fiat? Perché questa questione nazionale non prende piede? Potremmo parlare anche di turismo, ma sarebbe una questione anche quella di crisi internazionale. Possiamo parlare di tutto quello che volete. Alla fine vediamo una cosa, che c'è una regione che forse non riuscirà nemmeno a pagare gli stipendi quanto prima. Io ho detto poco fa, noi dobbiamo comunque ringraziare Raffaele Lombardo. Lo dobbiamo ringraziare per un motivo, perché ci ha fatto conoscere all'opera le maggioranze che oggi vogliono presentare una ricetta per la soluzione a questi problemi. Lombardo, se vi ricordate, è stato eletto con una maggioranza altissima, insieme al PDL e a Grande Sud, MPA e l'UDC. Dopodiché poi nel tempo, quelli che avevano perso le elezioni, i sostenitori della Finocchiaro, se vi ricordate, hanno sostenuto il governo Lombardo, cioè una maggioranza che perde le elezioni, però che sostiene un governo, credo che sia il massimo in democrazia. Credo che la democrazia funzioni al contrario. Però grazie a Lombardo li abbiamo conosciuti tutti all'opera. E allora oggi tutti quelli che vengono a dirci, e parlo prima di Crocetta, il quale vuole fare, io ho visto dietro ad un palco un manifesto dove c'era scritto Revolution Day, vuole fare la rivoluzione insieme a D'Alia, un vostro conterraneo. Vuole fare la rivoluzione insieme agli uomini di Cuffaro, agli eredi di Cuffaro. Vuole fare la rivoluzione insieme a Cracolici e a Lumia, che ancora hanno la poltrona calda perché sono ancora seduti là. Questi problemi di cui parla Crocetta, il fotovoltaico, le soluzioni di cui parla oggi Crocetta, ci dovrebbe spiegare Crocetta. Io aspetto i confronti. La stampa deve scrivere che i porconi aspettano i confronti. Subito, immediatamente, li chiedono subito. Con questi uomini vogliamo i confronti. E guardate, chiedere da parte di quattro straccioni ignoranti, così ci hanno definiti molti, di quattro ignoranti chiedere i confronti con questi santoni non è una cosa normale. Noi può darsi che sbagliamo qualcosa, molte cose abbiamo sbagliato, sicuramente. Ma vogliamo i confronti con questi uomini che hanno fatto della politica un mestiere, che sono al governo dell'Italia e della Sicilia da 30 anni. Noi vediamo le stesse facce da 30 anni. Ci deve spiegare qualcuno perché in una casa, quando un medico sbaglia la cura per un malato, viene buttato fuori a calci. Perché noi dovremmo accettare ancora oggi questa pantomima di questi uomini che vogliono darci la ricetta per risolvere il problema della Sicilia? Sono lo stesso medico uguale e lo stesso medico uguale. Non mi fate perdere il filo, mi prego. È lo stesso medico uguale che ha portato alla morte l'economia di quest'isola, le speranze di tante famiglie, la serenità di tante famiglie, e ha portato alla morte pure alcuni uomini che non ce l'hanno fatta a sopportare la vergogna di essere senza lavoro, di rimanere senza lavoro e di non guardare in faccia i propri figli. Questi, quando qualcuno li chiama assassini, qualche darsi che abbia anche ragione, perché sono assassini di Stato. Questi sono, questi si presenteranno ancora una volta con i loro interessi, con i loro comitati d'affari, si presenteranno ancora una volta davanti ai siciliani a dire ancora una volta che si risolveranno i problemi di questa terra. Eppure ancora oggi non sono usciti dal palazzo. Allora questi porconi, voglio dirlo anche questa è una cosa importante che vorrei che scrivesse la stampa, a gennaio hanno fatto la rivoluzione, anzi devo dirvi oggi che se tornassimo indietro al 21 gennaio il sottoscritto ha firmato quel comunicato stampa perché si bloccava lo sciopero. Si sospendeva lo sciopero perché le autorizzazioni erano fino al 20, noi abbiamo tirato lo sciopero fino al 21. Devo dirvi oggi con grande consapevolezza e grande rammarico che se oggi sapessimo o avessimo già vissuto quella vicenda, se dovessimo ripeterla, il 21 non si fermerebbe lo sciopero. Il 21 lo sciopero andrebbe avanti con una soluzione: chiamare il governo nazionale a venire in Sicilia e a venire a dare le soluzioni di tutto quello che era stato chiesto, condiviso da 90 deputati della regione siciliana. Nessuno dei 90 deputati allora diceva che noi come rivendicazioni avevamo torto, avevamo perfettamente ragione. D'altra parte
avevamo richiesto defiscalizzazione dei carburanti, che era stato il cavallo di battaglia del Presidente della Regione in campagna elettorale. Avevamo chiesto una nuova normativa sulla riscossione dei tributi per quanto riguarda la SERI, che tocca tutte le famiglie. Avevamo chiesto alla fine l'attuazione dello Statuto, quel tavolo che nacque a Roma a gennaio, è il primo tavolo che nella storia si compone per quanto riguarda la questione siciliana, il primo tavolo. Questo lo dice il professore Costa, non lo diciamo noi. Quello è stato il primo tavolo a parlare di questione siciliana a Roma. Bene, tutto questo ha dato risultati zero. Noi che nell'estate siamo stati a gennaio, siamo stati responsabili di quello sfascio, di quel danno che abbiamo fatto alla Sicilia, come molti lo chiamano. Guardate, se tornassimo indietro, quello sciopero non si fermerebbe. Noi però che eravamo allora nelle strade, mai, dico mai, lo dico chiaro, potevamo pensare di essere oggi a Messina a presentare il movimento politico dei Forconi, anche perché da folli sarebbe stato pensarlo, perché non abbiamo una lira, e ancora oggi non ce l'abbiamo una lira. Questa è una lucida follia, questa nostra è una lucida follia, che però darà una risposta ai siciliani, almeno un'alternativa la darà ai siciliani. Davanti a tutto quello che si sta formando, con i partiti che si mettono insieme, con questa novità che si chiama Musumeci, sottosegretario di Berlusconi nel momento delle prostitute berlusconiane, con una novità che si chiama Crocetta, deputato europeo del PD, che si vergogna nella prima fase della sua autocandidatura a dire che è un uomo del PD, poi magari gli arriva addosso l'aiuto di Gracolici e Lumia, guarda caso, poi gli arriva addosso l'aiuto di D'Alia. Questi sono gli uomini che sono in alternativa a noi, a noi. Noi speriamo e abbiamo un sogno nel cassetto, uno solo, che i sicriani si sveglino e guardino alla realtà. La realtà è che noi da questi medici non vogliamo più essere curati. Questa è l'alternativa, i forconi sono questi. Saranno sì quattro ostrazioni ignoranti, sarà che non abbiamo una lira, ma noi questo tentativo, questo sogno lo vogliamo fare. Io ieri sera a Trapani, eravamo a Castellammare del Golfo, qualcuno ci ha dato un suggerimento. Ci piacerebbe adottarlo, qualcuno ci ha fermato perché probabilmente sarà troppo americano, però ci piace farlo. Il sogno di Obama si può fare. Oggi c'è un'opportunità in Sicilia, l'opportunità è il treno della fame, delle difficoltà che sta passando in tutte le famiglie. Qualcuno deve dirci perché dovremmo dire di sì ancora una volta a questa parte. A questa parte noi vogliamo mettere l'invenzione, se ne devono andare tutti. Tutti, gli uomini di Berlusconi oggi che parlano di attuazione dello Statuto. Gli uomini di Berlusconi oggi che parlano di attuazione dello Statuto. Lo Stato che è sempre stato contro a questa attuazione dello Statuto, oggi che sostengono il governo Monti, ci parlano di attuazione dello Statuto, una grande contraddizione. Ecco perché vogliamo i confronti. La stampa deve scrivere, i forconi vogliono confrontarsi con questi carri armati dei partiti. Queste fionde con le pietre di una volta, quelli che usavano i bambini, queste abbiamo come arma rispetto a quello che hanno loro. Queste fionde delle pietre dei bambini vogliono confrontarsi con i carri armati e con i missili e con gli F-104. Dei partiti, vogliamo confrontarci davanti alle televisioni. La guerra che abbiamo davanti non è contro di loro, la guerra che abbiamo davanti è contro i giornali e contro la stampa, lo diciamo chiaro alla stampa di oggi. Non so se ci sono corrispondenti del giornale di Sicilia. Abbiamo già spedito. Io ho anche parlato con la Sicilia stamattina, anzi ieri mattina, perché guardate, quando leggiamo l'altro ieri, lo dico a bassa voce e devo stare attento a quello che dico perché si può anche scivolare su questo. Allora, faccio la premessa: noi con i gay non abbiamo nulla da dire, è gente che ha scelto di vivere la sua vita e deve farlo. Noi abbiamo un massimo rispetto di queste persone, non abbiamo assolutamente mai vissuto nella nostra vita la capacità di offendere qualcuno. Noi abbiamo grandissimo rispetto di queste persone e siamo orgogliosi di averne rispetto. Ma che qualcuno marci sulla sua condizione per avere voti, per dire che è gay, rispondendo ad una domanda che riguardava la politica, e dire che è gay, si sente maltrattato, allora anche Mariano Ferro, scrivete, è gay, perché vuole anche lui diventare gay, per prendere voti dei gay. Perché se questo marciare su questa condizione serve a prendere voti, anche Mariano Ferro è gay. Allora, anche Mariano Ferro è un uomo antimafia. Se qualcuno dovesse dirci che loro sono antimafia e noi non siamo antimafia, anche noi siamo antimafia. Anche noi siamo antimafia e lo siamo nella realtà. Quando qualcuno di Panorama, della stampa che ci ha voluto trattare male, del giornale di Sicilia che gennaio ha scritto male di noi, noi diteci dove siamo mafiosi. Andatevi a prendere i curriculum di questi signori alle questure.
Dopodiché le querelle partiranno, come partirà la querela al giornale a Rai News, che ieri ha dichiarato che noi abbiamo fatto un accordo con Forza Nuova, con Catena De Luca, con Sgarbi, noi non abbiamo fatto accordi con nessuno. L'unico accordo che possiamo fare è con i siciliani. L'unico accordo che possiamo fare è con i siciliani. Perché accordarsi con qualcuno vuol dire spartirsi qualcosa, noi non vogliamo spartire niente con nessuno.